Che non mi piaccia la figura di Donald Trump è risaputo, ma non tanto per ragioni ideologiche perché io sia da una parte piuttosto che dall'altra. Eh, di questo nuovo presidente, che sta per affacciarsi al suo secondo mandato, non mi piace il modo spregiudicato di muoversi, non mi piace la sua eh, assuefazione all'illegalità. Non mi piacciono tante altre cose, soprattutto perché ho l'impressione che questo uomo, davanti alla crisi palese delle democrazie che si manifestano in tante maniere eh, che si manifesta in tante maniere questa crisi a cominciare dalla disaffezione degli elettori ad andare a votare. Dicevo, di questo uomo non mi piace soprattutto l'impianto eh, di autocrate. Si continua a dire che in democrazia vince uno o l'altro. Sì, questo è il risultato, ma l'impostazione che sta dando questo uomo è quella di una autocrazia, cioè chi prende in mano il potere in qualche maniera è libero di fare e di disfare a proprio piacimento rispettando le regole e qualche volta andando contro le regole. Ripeto, però la mia non è una valutazione ideologica. La storia ci dirà come andranno le cose. Per il momento, per il momento eh, di Donald Trump mi limito a sottolineare una cosa che paradossalmente io reputo positiva. Nei giorni scorsi il prossimo presidente Donald Trump ha detto che inasprirà moltissimo i dazi nei confronti dei dazi di importazione, nei confronti della Cina e del Messico e un po' anche del Canada. E tutti hanno pensato eh, qua è partita la guerra commerciale. Poi entrando un po' nei dettagli, lì dove spesso l'informazione sorvola, ho scoperto il perché di questo inasprimento dei dazi nei confronti in modo particolare di Cina e Messico. E il problema è molto semplice perché lui considera questi due stati una delle cause di danno sociale più forti nei confronti degli Stati Uniti d'America. E sapete la causa qual è? È legata a un oppiaceo o l'oppioide, chiamatelo come volete, che di nome fa fentanil. Fentanil è una droga sintetica eh, che è stata eh, come dire, prodotta anni fa da, dalle case farmaceutiche eh, per un antidolorifico post eh, operazione, post operatorio, e che pian piano questo prodotto è scappato di mano a, alle case farmaceutiche. È finito nelle mani di produttori senza scrupoli, i quali hanno messo sul mercato per i tossicodipendenti questo prodotto. L'anno scorso negli Stati Uniti i morti di fentanyl sono stati 108.000 100.800, scusate, 108.000 con un danno, un danno di 1.000 miliardi di euro per la società, 1.000 miliardi di euro, 1,5 trilioni di dollari, che sono danni legati eh, intanto al, al settore sanitario, perché pensate cosa vuol dire 108 mila morti, più tutta una serie di persone che sono per le strade come degli zombie, perché il fentanil quando non ti porta immediatamente alla morte, il fentanil ti riduce a uno zombie. Basterebbe girare per le strade di San Francisco, New York, Philadelphia, Las Vegas e tante altre parti. Quindi danno sanitario, danno lavorativo, danno per le forze dell'ordine, danno per le famiglie, un danno valutato Mille miliardi di euro, 1000 miliardi di euro, 1,5 trilioni di dollari. Allora Donald Trump ha detto: Io devo colpire quei paesi che mi stanno portando dentro, eh, nella, nel mio, negli Stati Uniti, una valanga di veleno. Perché poi sapete che eh, la produzione del fentanil un conto è se fatta da una casa farmaceutica la quale mette gli ingredienti giusti e diventa una medicina un conto è se chi senza scrupoli fa le dosi un po' a occhio pur di vendere creando, ripeto, dei danni irreparabili alle persone che ne fanno uso. In questo la Cina è... Eh, il più grande produttore al mondo dei cosiddetti precursori, cioè gli ingredienti. Se tu vuoi fare la torta, devi mettere le uova, la farina, il lievito. Bene, la Cina dice io ti do le uova, ti do la farina, ti do il lievito, ti do il sale, ti do lo zucchero, ti do tutto quello che serve per fare il fentanyl. Si chiamano i cosiddetti precursori, perché forse non lo sapete, ma la Cina produce al mondo il 40% di tutti i prodotti chimici che servono poi per, mettere, per, mettere, per allestire i, i, i prodotti finali che servono in chimica. Il Messico invece compra i precursori, li confeziona a qualche maniera e lì i famosi cartelli della droga producono questa droga in qualche maniera borracciata, velenosa, tossica, oltre misura e poi dal Messico via nel grande mercato degli Stati Uniti. Allora vi domanderete: ma che cosa servono i dazi? Perché un conto è se io metto un dazio sull'importazione delle auto, sull'importazione di altri prodotti. e Un conto metto dei dazi generici eh, a un paese perché produce i precursori o confeziona il fentanyl. La, la ragione è molto semplice: la ragione è molto semplice. I dazi sono una mossa politica per dire al governo cinese e al governo messicano, signori, o fermate la cosa o io vi danneggio da un punto di vista economico. Noi sappiamo per esempio che una delle prime mosse accanto ai dazi nei confronti della Cina è che Donald Trump ha l'intenzione di chiudere i rapporti con gli Stati Uniti di tutte le banche che operano il riciclaggio del denaro sporco ottenuto attraverso la vendita di questi ingredienti, di questi cosiddetti precursori per costruire la droga. È chiaro che nel momento in cui tu dici io vi metto i dazi, impedisco alle vostre banche di fare gli affari con il resto del mondo, è chiaro che in quel momento, è chiaro che in quel momento un governo deve domandarsi. Dove andremo a finire se oggi la nostra economia e la nostra finanza verranno penalizzate in modo così serio? Tanto più che la Cina nel 2010 aveva dato qualche segnale di contenimento dopo che si era fatto presente che doveva eh, contenere la produzione di questi precursori, altrimenti gli Stati Uniti avrebbero fatto delle scelte molto drastiche. Quindi vuol dire che ci sono. Mi si passi la parola dei ricatti con i quali si può contenere il fenomeno. Lo stesso valga per il Messico. Caro Messico, se nel tuo paese producono a dosi industriali il Fentanil, datti una mossa, perché noi non possiamo essere i clienti della tua delinquenza che avvelena la nostra società. 108.000 morti. 108 con mille miliardi di euro di danno per le casse dello Stato. Allora ovviamente sono delle pressioni sui singoli governi perché abbiano a contenere il fenomeno. Allora noi che qui in Italia stiamo già vedendo l'apparizione del fentanyl, in Europa è arrivato già il fentanyl, noi vorremmo davvero dire... Guardiamo quello che farà Donald Trump nei confronti della Cina e del Messico e cominciamo anche noi a dire qualcosa in questo ambito prima che la morte ci entri in casa facendo dei disastri, che faranno, saranno dei disastri umani oltre che economici. L'Europa davvero su questo non guardi a Trump come l'autocrate, ma guardi a Trump che di fronte a un dramma così grande ha deciso di muoversi con una delle sue prime mosse.